Intanto buon pomeriggio a tutti, cominciamo la seconda parte di questo Maurizio Morinei, che Morisho, esatto, che sarà dedicata in partenza a una sua lezione. Prima di dirvi qualche cosa devo portare i saluti del rettore che non può essere qui, mi ha detto comunque che si va a dirlo personalmente. E mi ha detto di insomma, ringraziare l'Ateneo per quello che è stato il ruolo di Maurizio, non soltanto come insegnante, ma anche all'interno del comitato etico dell'Ateneo e nelle varie attività che Maurizio ha fatto. E, voi lo sapete, non sto a riprenderlo, Maurizio è nel nostro dipartimento dal 2002, oltre all'insegnamento, ha fatto tutta una serie di. È stato promotore. Questa mattina penso che chi ha partecipato alla mattinata si sia reso conto come il pensiero di Maurizio sia molto intrecciato con la sua esperienza e con la sua attività, con il suo attivismo. È molto interessante. Nell'introduzione al libro che presenterà, che verrà poi presentato anche dopo, La filosofia dell'impegno civile di Maurizio Mori, nell'intervento di Giorgio Donatelli, si dice proprio questa cosa, l'intreccio molto forte tra pensiero e vita, che veniva anche in evidenza nella chiusa dei lavori della mattinata, quando Maurizio ci ha spiegato il perché del suo impegno civile. L'impegno civile è visto come un'attività filosofica. No? E quindi visto come un'attività di pensiero, quindi lo formulavo in un modo che ho trovato anche molto interessante, questa passione teorica dell'andare a vedere nella vita quotidiana, nello svilupparsi delle comunità, dei gruppi, delle persone, se è possibile, parlo della teoria, se è possibile quindi entrare in gioco con dei ragionamenti e quindi rischiarare quello che può essere una sensibilità, un senso comune. E in fondo è un po' anche il tratto di fondo della sua filosofia. Noi lo conosciamo come bieticista, però insisto anche per conoscenza personale, Maurizio Mori è un filosofo morale. E ha una ampia produzione di metaetica, ha riflettuto a fondo su alcune delle questioni fondamentali, sia della metaetica che dell'etica normativa. Io penso che oggi il suo intervento sarà proprio in questa direzione, anche per farci vedere che se noi lo possiamo vedere appunto engagé in certe battaglie di carattere più civile. E però perché alle spalle c'è una profonda riflessione di carattere metaetico, e quindi queste battaglie sono radicate su una solida struttura di ragionamento etico e di fondamenti, comunque di riflessione su principi. E questo mi sembra, per questo che mi sembra importante quando i suoi allievi mi hanno contattato per ricordarmi che sarebbe stato meglio fare qualche cosa come dipartimento, come università per il pensionamento di Maurizio. La prima idea che mi è venuta è chiediamogli una lezione finale. Perché io penso che il professore universitario che è innanzitutto un maestro che fa lezione. Noi oggi viviamo una situazione in cui siamo collegati, spesso magari si perdono anche con le dimensioni personali, se ne guadagnano altre, io non sono un tecnocomico, ma si perdono con le dimensioni personali di trasmissione diretta di quello che è il magistero anche nella trasmissione con studenti, di idee, di discussione. E penso che sia molto importante dare questa possibilità, se che sia un'occasione unica dell'avere la possibilità dentro un momento in cui si festeggia questi 70 anni di sentire di avere non soltanto diciamo così, le cose che sono normali in questi momenti, quindi ricordi, ma anche un momento proprio di lezione in cui ho chiesto a Maurizio di fare lo sforzo di fare una sintesi, di darci una lezione che ci possa far capire proprio questa cosa. Sì, Maurizio è un grande esperto di dialettica, ma Maurizio è un filosofo morale.
E quindi non starei a dire molto altro. Ringrazio tutti, ringrazio gli amici che sono venuti da Roma, da Milano. Ringrazio anche per questo bellissimo lavoro che vedremo dopo, che come vedete anche sul loro spessore dice l'importanza del. Non sto a fermarmi su ricordi e cose che magari ho detto in altre occasioni, ma proprio perché vorrei concentrare l'attenzione di pomeriggio su questa parte più scientifica, su questo momento in cui possiamo ascoltare. Lo sforzo di una sintesi di chiusura, Maurizio, chiusura per quello che è l'attività didattica universitaria e istituzionale, ma non chiusura per questo. Ti metto qua così sei in camera. E grazie di essere. Grazie a te, ovviamente grazie davvero per aver pensato, come hai detto, per questa lezione, che sicuramente è una cosa che è importante per chi ha dedicato la vita alla riflessione. Devo dire che ringrazio davvero della richiesta perché io sono un po' reticente a parlare di me, no? E quindi non è bello, cioè, so che anche in Piemonte, ma anche in Lombardia, dove sono nato, cioè non allarghiamoci troppo, siamo tranquilli, ecco, quindi, Esatto, esatto, da noi sull'Argentina, no? Dopo va bene com'è, e quindi ti ringrazio per aver detto questo punto che giustifica la mia così vanità di parlare di me. Detto questo, non sono riuscito, come avrei voluto, a scrivere, perché ormai, arrivato a 70 anni, mi accetto come sono, però ho tutti appunti che avrei voluto scrivere appositamente, leggere come fanno le televisioni, ma cercherò di farlo. I ringraziamenti tantissimi davvero ai colleghi qui del Dipartimento che sono qui presenti. È per me un motivo di massima soddisfazione, come lo dico con commozione, alcuni studenti antichi che sono venuti, che sono qui, non solo in toto Randi, ma anche studenti dei tempi passati che vedo tra il pubblico, e questo è caro professore, la gioia più grande di vedere così, magari adesso sono moderati da poco, eppure sono tornati a riascoltare un'ultima lezione. Grazie davvero a tutti, grazie alla consulta di bioetica che quasi di soppiatto mi ha organizzato poi la giornata, Maria Teresa Musca, Orlando, Ori, Crespi, Povesana, Donatelli, e Donatelli e Orazio che hanno preparato già per Milano un volume, ma tutti i presenti e tutti quelli della consulta appunto che hanno lavorato. Ancora ho pensato di ringraziare, io sono un carattere un po' talvolta difficile, lo sapete, ciao carissima, è un carattere a volte un po', oggi con un eufemismo hanno detto schietto. Ma è un eufemismo, qualche volta sono anche un po' vivace, mettiamolo, no? E comunque i ringraziamenti nascono davvero dal senso di riconoscenza e profondo nei confronti di quelli che mi hanno aiutato. E ne ricordo principali, che sono Leonardo Caldano, Demetrio Neri, che ha fatto tanta strada a venire qui, Eugenio era a Milano e so che è collegato. Ma non dimentico i miei primi maestri, cioè Andrea Bonomi, che ho rivisto un paio d'anni fa, Claudio Pizzi, con cui sono ancora in contatto, Mario Iori, che mi ha aiutato molto quando ho fatto il dottorato e in tante altre occasioni, e anche, mettiamo nell'elenco coloro con i quali ho combattuto, ma con grande serenità. Primo tra questi, Francesco D'Agostino, che sicuramente, insomma, per decenni abbiamo
dibattuto oggi, forse un'epoca è finita e talvolta quando lo sento nel Comitato Nazionale per la Bioetica, stranamente convergiamo, no, mi preoccupo di quello che succede, però voglio avere anche da una spina preparata. L'altra persona di cui voglio ringraziare davvero, perché è maestra di vita, non solo compagna, è Mariella, che è qui presente, è la maestra di esistenza, ma anche filosofica. Cioè, voglio dire, guardate, negli ultimi 20 anni le cose principali che ho sempre discusso con lei. Io ho sempre imparato da lei molto più di quello con una maggiore chiarezza. Ne dico una sola. Uno dei dibattiti su cui poi tornerò, ma nella famosa proposizione di Hume, la ragione è schiava delle passioni. No, proposizione contro cui io ho combattuto a lungo e Mariella subito dice, ma no. La ragione governa le passioni e poi mi ha spiegato perché la ragione governa le passioni, no? E naturalmente poi da qualche parte l'ho scritta anch'io, non ho detto che l'ho rubata a lei, ma ne faccio pubblica ammenda perché veramente la capacità di Mariella di elaborare anche filosoficamente è straordinaria. Basta perché poi altrimenti mi autosvaluto eccessivamente e comunque il riconoscimento andava fatto. Invece tra le persone che ormai non ci sono più, ricordo il debito naturalmente straordinario al mio maestro Scarpelli, a Renato Boeri, qui a Torino ho due persone cui sono particolarmente legato, Adriano Vitelli, è stato un medico di grande valore, ma anche una personalità che portava in giro, io, mi portava in giro e che mi diceva, e qui ho conosciuto qua, là, è morto questo ucciso nella guerra partigiana. Io ho insistito tanto per passare il pomeriggio a registrare i suoi ricordi, ma non ho mai voluto farlo. Ho insistito tanto, ma non ho mai voluto farlo, però alcuni, quando vado in giro per Torino, mi ricordo queste cose, personalità straordinarie. Da ultimo Carlo Augusto Viano, che mi è sempre stato molto vicino, anche nei momenti difficili. Il piano tra gli stranieri, ricordo all'inizio von Wright, che ho studiato logica, Rankena, che mi ha dedicato 4 giorni quando andai a trovarlo a Ann Arbor, John Finder, Daniel Callahan, soprattutto Chris Engelhardt, con cui ho condiviso tante giornate e tante discussioni filosofiche, spesso dissentendo, soprattutto con il secondo Engelhardt, perché con il primo eravamo abbastanza in sintonia, ma il secondo Engelhardt aveva veramente cambiato. Bob Beach in Italia, tra gli altri, così coloro con i quali ho combattuto, ma sempre con fierezza e stima, ricordo il cardinale Leo Grigia, che conobbi sin dall'inizio, con il quale andai, mi ricordo, giovane studente a parlare all'università a Roma, mi disse, Mori, sull'aborto, guardi che non siamo proprio d'accordo. No, questo io sono contro l'aborto. Ma oltre a lui, con il quale ho mantenuto un costante contatto, come peraltro so che anche Engelhardt ebbe il primo Engelhardt ampio contatto, e naturalmente con il legittimo dissenso, ma ne riconosco che ho imparato un sacco di cose, come le ho imparate da Dionigi Tetamanzi, come le ho imparate da Carlo Cafarra, che sono stati alcuni tra i principali autori con i quali mi sono confrontato, ovviamente per dire di no, ma ho imparato. E non dico nulla, e così per completare il ringraziamento su coloro che mi hanno voluto male, che ce n'è anche qualcuno,
anche qualcosa, ma è meglio che il silenzio si stenda su questo aspetto di questa giornata di gioia. Allora, invece adesso che ho finito la fase introduttiva, così di carattere ornamentale, nel senso contestuale, che mi contestualizza chi sono stato, con ciò con cui ho combattuto, che cosa ho fatto sul piano filosofico, visto che questa era la richiesta. Mi sono occupato di etica. Probabilmente riflettendoci sul piano personale, questa è stata un'esigenza dal fatto che, come tanti della mia generazione, sono nato cattolico, addirittura così battezzato 3 volte perché poche ore dopo la mia nascita ci fu il terremoto. Allora mia madre subito mi battezzò, poi dopo arrivò la suora e dice: ah no, lei non ha fatto bene, non faccio io come suora più giusta. E poi dopo, quando naturalmente andai a casa, il mese dopo il padre ha detto: ma cosa vuole che le suore sappiano battezzare? Ci pensiamo noi. Quindi mi hanno sostanzialmente battezzato 3 volte, ma nonostante questo, arrivato all'età di 22 anni, cresciuto in parrocchia, impegnato come tanti di noi, lessi Ernst Nagel, La struttura della scienza, che per me è stato un libro fondamentale, poi dedichi un celebre corso di Mario Dal Prat, che poi diventò anche il libro Fiume e religione, no? E che allora, quando alcuni corsi diventavano libri, e questo mi portò a secolarizzare la mia visione del mondo, e probabilmente le questioni di carattere etico sono rimaste fortemente in me. Sul piano formale, allora avevo conosciuto Bonomi, è stato il mio primo maestro, Bonomi e Rizzi, ma poi passai, arrivò a Milano Umberto Scarpelli, e così i miei interessi erano già radicati sull'etica, passai alla filosofia del diritto, e il mio l'impatto, perché eravamo Pirsenianni, come ho già detto stamattina, è l'idea che il diritto non basta a se stesso e c'è bisogno dell'etica. Parlare di etica in quel momento non era facile, perché all'interno della filosofia del diritto, appunto, il diritto, la scienza del diritto bastava a se stessa, quindi, e gli eticisti si occupavano sostanzialmente di etiche, di religione, di altre questioni. L'approccio analitico all'etica è costato fatica, tanto che io sono arrivato grazie all'Università di Torino, che appunto mi ha chiamato, che prima ho avuto un servizio a Pisa, ma di carattere del tutto provvisorio, e poi sono arrivato a Torino, che è stata la prima università. No, c'è stato un momento, la filosofia del diritto all'Università di Bicocca, grazie a Mario Iori, ma poi è a Torino che sono cresciuto, perché era su filosofia del diritto, ma i filosofi del diritto dicevano che io ero un moralista, e i moralisti dicevano che io sostanzialmente ero filosofo del diritto, e questo ha ritardato la mia vita. Sul piano filosofico, il mio problema è sempre stato che il diritto viene seguito perché c'è qualche cosa che porta a far sì che i giuristi rispettino il diritto. Questo era il problema. Su questo part, perché se il problema non esiste, perché il giurista di per sé lo fa. Hart diceva: c'è un'etica dei giuristi, i giudici, che è un'etica pubblica. Scarpelli dice: il giurista lo fa perché sceglie la fedeltà alla Costituzione, sceglie ogni volta, no? E io ho criticato fortemente sin da subito, anche se non è mai uscita in pubblico, perché era nella tesi, un capitolo della tesi di dottorato,
che non è mai poi stato pubblicato. E la mia idea è che il giurista obbedisce alle leggi perché c'è l'etica. Che cos'è l'etica? Qui l'insegnamento di Frankena è stato fondamentale perché Frankena a un certo punto ha parlato di metamorale, cioè che cos'è una moralità? La moralità, questa è la conclusione a cui sono arrivato, è un'istituzione sociale che fatta di sentimenti, poi lo dirò, che fornisce norme e valori tali per cui si riesce a, queste sono seguite spontaneamente e per intima convinzione, e per questa ragione noi riusciamo ad avere un adeguato coordinamento sociale che produce benessere, adeguato livello di benessere. Questa è la moralità. Il diritto viene seguito per lo più per ragioni di paura della sanzione. Il diritto è un'istituzione solida, nel senso che tutto è scritto, ci sono le case, i tribunali, prigioni, le multe e via. La morale è un'istituzione fluida come il linguaggio, eterea come il vento che non racchiappiamo, ma c'è e lo si sente. E l'etica è seguita spontaneamente, per intima convinzione. Le persone sono disponibili a soffrire per ragioni etiche. Spesso lo vediamo, che dice: ah, non mi interessa niente, quando la roba è giusta. E io lo faccio. Questa è la mia posizione generalmente di metamorale. La morale è qualcosa di difficile da acchiappare, ma c'è. È qualcosa che dirige le nostre vite. Allora, il problema nostro è quello di capire esattamente questa moralità, come si sviluppa e come si articola. E qui il metodo analitico ed empirico mi ha portato al problema della cosiddetta fallacia naturalistica. La fallacia naturalistica dice che non si può derivare un dovere da un essere. Ma come avviene questo? E qui il problema è che è vero che non si può derivare un dovere da un essere, ma il dovere è qualcosa che dipende dagli apprezzamenti, dal senso che uno ha dentro di sé di obbligo a fare qualche cosa, ma l'obbligo a fare non è così inventato, non dipende come sembra che sia né da oggetti non naturali come in Hume o da una scelta libera della cosa. Anche il dovere è radicato nei sentimenti e nelle passioni, in aspetti psicologici nostri. Quindi io dall'inizio sono diventato un critico della fallacia naturalistica. In questo mi ha aiutato molto il classico articolo di Frankenhauer, Naturalistic Fallacy. E questo mi ha portato a essere su questo punto in disaccordo con il mio maestro Scarpelli, che peraltro ha sempre accettato il disaccordo radicale, perché io sono diventato quasi da subito quello che si chiama un naturalista etico dell'osservatore ideale, cioè per me il bene è frutto di sentimenti purificati secondo una forma di setaccio ideale. E devo dire che l'etica, in questo senso, è una branca della psicologia, come su questo il mio primo libro era dipendente da Richard Brandt, che ritiene questo punto. Questo mi ha posto però in competizione con molti colleghi eticisti, a partire dalla mia collega Patrizia Borsellini, che giustamente rimane invece una non cognitivista sul piano della metaetica.
Ecco, devo dire che io ho insegnato per una decina d'anni metaetica e vedo qui qualche giovane che è venuto, che fece i corsi di bioetica, ho fatto degli appunti, non ho mai avuto il coraggio, ahimè, di scrivere un libro di metaetica. Non lo so, forse perché a volte sono un po' reticente quando scrivo, mi sento sempre lo scolaretto che non conosce tutta la letteratura a sufficienza e che deve fare un supplemento di indagine. Quindi non ho mai scritto un libro di metaetica. Probabilmente ho tre o quattro versioni di sbobinature, di lezioni e di altre cose. Sicuramente la mia idea è che l'etica è un insieme di sentimenti, ma sono sentimenti che sono creduti essere razionalmente giustificati. Quindi non sono i sentimenti normali, quello che ci butta dentro. E questo, se noi dobbiamo dare una giustificazione razionale, la giustificazione razionale ci porta a setacciare alcuni sentimenti e a vedere quali sono quelli che sopportano il confronto con le ragioni. Ecco in che senso la ragione governa i sentimenti. E la ragione è piccola, è limitata. L'analogia che io prendo è come quando vedo le grandi navi, che sono enormi. E come sono dirette? Da un piccolo timone. Timone è piccolo rispetto alle grandi navi, e però è quello che fa girare le navi e lo fa andare. Così è la giustificazione razionale. Noi abbiamo delle passioni che abbiamo appreso da bambini, no? E da questo punto di vista, attraverso questo ragionamento del confronto con le ragioni, io sono sempre stato contrario al soggettivismo in etica. Cioè, al dire per te è giusto così, per me è giusto colà, perché la parola giusto vuol dire quando uno usa giusto, questo lo dice Hume, no? Aspira all'universalità, aspira a dire tutti condividono, altrimenti dice mi piace. Quindi l'espressione è giusto per me, è una sorta di contraddizione in termini. Perché se usi giusto, devi dire è giusto per tutti, è giusto, punto. No? Perché oggi utilizziamo questo. Io penso che ci siano formule per cui l'etica non è, e questa qui è quello che mi distingue, non è basata sull'essere, sulla verità, nel senso i valori morali non sono oggetti, i valori morali sono apprezzamenti degli individui, ma sono quegli apprezzamenti setacciati per cui hanno un valore superiore al mio individuale. Io pretendo che quel discorso debba valere per tutti. In questo senso è obiettivo, dove l'obiettivo è legato come quando c'è l'obiettivo del telescopio o l'obiettivo della macchina fotografica, che riprende una formula di un certo elemento. E quindi in questo modo è possibile dire che alcune morali, alcune soluzioni morali sono sbagliate. Ci sono altre situazioni in cui invece noi abbiamo varie, diverse soluzioni morali che possono essere pressoché equipollenti. Non so se riesco a spiegarmi, cioè l'etica nazista, mettiamola così, la presunta etica nazista è sicuramente sbagliata. E possiamo dirlo e possiamo dire perché. Come altre soluzioni etiche sono sicuramente sbagliate. Ci sono poi invece altre situazioni, ad esempio un'etica protestante con altre situazioni, che invece possono essere scelte liberamente, c'è una fascia ampia di soluzioni di per sé adeguate e non una sola.
Detto questo, l'altro problema metaetico che sempre mi ha intrigato è stato il dibattito con Richard Hare, perché Hare dice che l'etica è qualcosa di overriding, cioè di soverchiante che vale sempre. Per me invece i sentimenti morali sono profondamente radicati, non valgono sempre, perché noi abbiamo la debolezza del volere e talvolta sappiamo che una cosa è giusta, ma non riusciamo a farla. Però rimane giusta lo stesso e questo ci porta, mentre per Herr dice che se noi pensiamo che una cosa sia giusta, ma non riusciamo a farla, è perché in realtà non lo pensavamo giusto, ma che lo dicevamo solo a parole e quindi vuole la coerenza totale, l'overridingness e questa. A me pare che invece l'etica ci riproponga solo un ideale di massima che per lo più è seguito, che in molte circostanze ci porta a essere inclinati a farlo, ma qualche volta uno dice non ci riesco. Confesso che a volte, quando riflettevo su queste cose, l'esempio principale, allora fumavo ancora tabacco, poi ho smesso, ma a volte e sapevo benissimo che era immorale fumare. Però a volte una buona sigaretta dopo il caffè, magari era così buono, che dico, perché non fare un'eccezione in questo momento? E naturalmente questo esempio sarebbe stato contrario alla teoria herriana dell'etica. L'ultimo punto di importanza centrale nella mia riflessione etica è che se i sentimenti morali noi li apprendiamo da bambini, presto, anche quando riusciamo a fare quel discorso di analisi e di purificazione dei sentimenti morali stessi, rimangono, ahimè o ahi noi, le sopravvivenze culturali. Cioè, rimangono in noi un sacco di cose del passato che ci portiamo dietro come un fardello costante. E le sopravvivenze culturali sono potenti e potentissime perché hanno un loro fascino, è quello che oggi viene chiamato con l'importanza delle radici, o la rinascita delle tradizioni e la valorizzazione delle radici e delle tradizioni, che spesso sono appesantiscono e ci impediscono di liberare, cioè sono tabù, ma che però assumono, sono messe sui trampoli come se fossero questioni nobili. Lo dico perché Fustel de Coulanges comincia la sua opera La città antica, dicendo: fortunatamente il passato non muore mai per l'uomo. È sempre l'idea che il passato ci deve accompagnare. Ecco, io non penso che sia una fortuna che il passato non muoia mai per l'uomo. E questo è un problema complicato per l'etica, soprattutto per l'etica al nostro tempo. La mia posizione neonaturalista mi ha avvantaggiato nelle questioni legate ai nuovi studi di neuroscienza e di psicologia evoluzionistica. Io non li ho mai approfonditi in modo netto, però ho favorito gli studi, ad esempio, di psicologia evoluzionista e ho, negli ultimi 4-5 anni, ho sempre adottato Stuart Williams, che sono alcuni dei libri più brillanti e diffusi nella cultura di oggi, di preso conto della psicologia evoluzionistica. Capisco che sono temi importanti e
vanno sviluppati, non li ho mai sviluppati, ma penso che siano compatibili con il mio impianto neonaturalista di cui ho detto. L'ultima considerazione da fare a questo riguardo è il tema della razionalità. Cioè, i giudizi morali sono sentimenti che noi crediamo essere razionalmente giustificati. L'introduzione della razionalità in etica è un fattore potentissimo di secolarizzazione. Un tempo, e qui la storia è utile, non è che io, la storia, anzi, è liberante, no? Perché ci fa vedere un mondo diverso. Il credere che la storia di per sé sia buona e che vada mantenuta va vista, ma un tempo non è che l'essere razionale, un giudizio morale dovesse essere razionale, no, un giudizio morale doveva essere consolidato nella storia per Fustel de Coulanges. Con più era antico, con più era solido. Questo è un punto. Con più è antico, con più è solido. E va seguito. E valeva il principio di autorità. Oppure se è frutto di religione, cioè di dichiarazione scritta nel libro sacro, a prescindere dal fatto che sia razionale. Il fatto che sia razionale si comporta e si accompagna con l'altro grande processo che ha sempre attirato la mia attenzione, la secolarizzazione come disincanto del mondo. Questo è uno dei punti centrali che ha cambiato negli ultimi anni, l'avvento della secolarizzazione, ha cambiato il nostro modo, i nostri quadri mentali e hanno influenzato poi l'etica normativa e la bioetica. E lo dico perché a volte anche autori come Peter Berger, che è stato uno dei altri maestri, non l'ho mai conosciuto, ma l'ho letto estensivamente, negli ultimi tempi diceva: no, c'è una rinascita del sacro. A me pare che questa sia veramente una roba sbagliata. O meglio, se uno va a vedere le statistiche negli anni 50, il 90% era religioso, ma seriamente, e il 10% era cosa. Poi ci sarà stata una fase in cui si è passati al 10% religioso e il 90% sostanzialmente secolarizzato, parlo dei paesi occidentali, no? Magari adesso c'è un 15%, no? Allora dice la rinascita del sacro perché si è passati dal 10 al 15, il che è probabile che sia vero. Ma rispetto al 90% di prima è una perdita secca del 70, di 70 punti. Adesso, scusate, tiro a caso i numeri e non sto a dirlo, ma questo come. Sul piano dell'etica, questo è per quanto riguarda la meta morale e la meta etica. Per quanto riguarda il piano dell'etica normativa, sicuramente io sono stato un utilitarista convinto, ma di quei convinti al punto che con Brandt pensavo fosse possibile il calcolo interpersonale dell'utilità di tipo edonista, cioè abbiamo la scala, misuriamo gli edoni come Edgeworth nell'Ottocento, facciamo i calcoli, lo mettiamo dentro l'algoritmo. Vediamo almeno idealmente, so che in pratica non. Devo dire che i dibattiti con Engelhardt e anche con Feinberg, quando ero, mi hanno portato su più miti consigli e oggi non sono così più convinto che sia possibile un calcolo interpersonale dell'utilità. E l'altro grande problema che ha sempre toccato la mia attenzione è il problema dell'uguaglianza, perché giustamente l'utilitarismo non sempre è a favore dell'uguaglianza quando l'uguaglianza non producesse il massimo dell'utilità. Ma devo dire
che con gli anni la mia critica principale all'utilitarismo, per cui oggi non so bene se sono utilitarista ancora oppure no, è che l'utilitarismo propone il fatto di arrivare al massimo dell'utilità. Si deve fare l'azione o seguire la regola che produce il massimo dell'utilità. E l'idea di produrre sempre il massimo sarà forse un'esperienza personale, ma quando si è giovani si è anche appassionati di dire devo dare il massimo. Ma dopo un po', a volte si ha forse una stanchezza tale per cui si dice: ma magari non è che è necessario dare il massimo, basta dare qualche cosa di adeguato. Vedete, io infatti parlo sempre di adeguato benessere. E questo è un problema per me filosoficamente importante. Probabilmente lo dico perché oggi le diseguaglianze sono, ahimè, forse più alte e più gravi di quelle che fossero nel Medioevo, in termini di ricchezza. Cioè, pensate che negli Stati Uniti il 95% delle ricchezze è posseduto dal 3% della popolazione. Una roba terrificante. Il 3%, cioè, se lo dico per chi vive in Val d'Aosta, no? Val d'Aosta, quando ci si va, ci sono tutti tanti bei castelli. Com'era ridistribuita? È chiaro che il castellano aveva, ma la ridistribuzione della ricchezza probabilmente era più egualitaria rispetto alla ridistribuzione della ricchezza in certi stati d'America, no? No, lo dico perché dico a Val d'Aosta per i tanti castelli che ci sono, e quando ci si passa dice sì, ma come c'era il Castellano, il Valvassore, il Valvassino, no? Vassallo, cioè tutte le varie gerarchie, ma la distribuzione della ricchezza forse era meno. Che cosa c'era di differenza? C'era il livello, la soglia media, minima, che oggi è abbastanza adeguata, diciamo. Mentre una volta era sotto certi termini, e quindi, pur essendoci meno discrepanza, no, suscitava, no, oggi è più adeguato. Questo è uno dei problemi di fondo che mi porta alla questione che l'utilitarismo obiettivamente ha qualche problema. Dall'altra parte non ho poi continuato la riflessione su questo, perché il contrasto tra utilitarismo e deontologismo si è fortemente attenuato nel momento in cui è scomparsa l'idea di divieti assoluti. Nel momento in cui nel deontologismo, come sostiene prima Sidgwick, poi David Ross, poi Frankenau e tutti quegli altri, valgono i doveri prima facie, cioè i doveri che valgono a prima vista ma che sempre ammettono eccezioni, di fronte ai conflitti tra i due doveri, alla fine si decide secondo un metacriterio utilitarista, perché alla fine quando due doveri confliggono, cosa si fa? Il meno peggio o il mi normale, no? E per calcolare il mi normale è una forma di utilitarismo indiretto che rientra. Quindi, da questo punto di vista, il contrasto tra utilitarismo e deontologia viene meno e si attenua molto. Da questo punto di vista, i problemi del calcolo utilitarista, no? Semmai si ripropongono di fronte ai due doveri in conflitto. E venendo all'ultima parte della mia produzione filosofica, quanto tempo ho ancora? Guardiamo, 10 minuti. Va bene, ce la facciamo. Così facciamo anche come tempi adeguati. Allora, l'ultima questione è quella dell'etica applicata. Dunque,
cominciato con i problemi dell'ambiente, addirittura di urbanistica. Il mio primo saggio era su problemi di etiche e di come valutare i criteri urbanistici. Però sicuramente i temi su cui mi sono applicato di più sono sostanzialmente cinque. E cominciamo col primo, che è quello dell'aborto. Oggi il tema dell'aborto è tornato di moda. Io me ne sono occupato negli anni 76, 77, 78, quando c'era in discussione la 194, quando il tema era vissuto come la grande decisione, no? E ho centrato la mia analisi sul problema che allora chiamai lo statuto ontologico e lo chiamai in questo modo, seguendo un saggio di Engela pubblicato su Ethics, che parlava di ontological status, e io ho parlato lo statuto ontologico, ma intendendolo, dobbiamo chiarire che cos'è l'embrione o che cos'è il feto. Penso che sia stato un grande errore introdurre, ma non ci avevo pensato, introdurre l'espressione statuto ontologico. Perché col tempo in Italia l'espressione è stata subito catturata, ad esempio da Francesco D'Agostino e da altre cose, che poi Francesco D'Agostino è quello che era presidente quando nel 95 ci fu il famoso parere del Comitato Nazionale della Bioetica, in cui si diceva che l'embrione è uno di noi, no? Questo è il punto. Ma l'uso del termine statuto ontologico per me era termine neutrale. Dobbiamo chiarire qual è lo status dell'embrione. E invece è stato poi utilizzato come se fosse che ha un particolare statuto. Non so se mi spiego, che è già qualche cosa di così particolare. Questo dal punto di vista della comunicazione, ahimè. Penso oggi, a distanza di tanti anni, che forse è stato un errore, non avrei dovuto utilizzare l'espressione ontologico, statuto ontologico. Detto questo, la mia riflessione sull'aborto mi ha portato a due considerazioni. La prima, diversamente da tanti altri, che ho capito che come magistero della Chiesa Cattolica mai ha affermato che l'embrione è persona. Su questo mi ricordo chiarissimamente il libro di Tetta Manzi sull'aborto, dove a pagina 234, insomma molto avanti, dopo aver sostenuto tutto il libro, dice: no, ma la Chiesa dice solo che bisogna trattare l'embrione come se fosse una persona. Non che è una persona, ma come se lo fosse. No? E questo mi ha sempre colpito molto. La Chiesa non ha mai affermato che... Dall'altra parte, lo studio della storia, della teologia e della filosofia mi ha portato a conoscenza del fatto che, ad esempio, agli inizi del secolo XX, tutti i teologi, anche i principali, erano convintissimi che l'embrione non fosse il feto, non fosse una persona. Assolutamente. Anzi, se volete, dal punto di vista storico, quattro delle 40 proposizioni condannate di Rosmini riguardano la dottrina dell'uomo, riguardano la formazione dell'uomo, riguardano l'idea che Rosmini, già vicino a forme di pensiero moderno, portava in questa direzione. E i gesuiti lo attaccarono durissimamente, e nella questione, quando le 40 proposizioni furono condannate, quindi 4 su 40 è il 10%, ma poi adesso non si va sulla statistica, bisogna vedere anche il ruolo che hanno. Allora, questo mi ha portato a dire, così lo dico perché questo è un po' l'impegno della vita: se la salute regge, ho in animo di scrivere un libro di chiarimento su tutta questa storia, ho 5-6
metri di libri e più migliaia di fotocopie sulle cose che lessi, ma che non avevo mai trovato il tempo di ordinare, forse la calma interiore di credere, no? In queste cose. Mi hanno portato a individuare che nell'impianto etico tradizionale il divieto della morte non dipende dal fatto che la morte è un omicidio, ma il divieto di aborto è più forte perché il divieto di aborto è un divieto assoluto, mentre il divieto di omicidio è prima facie. La donna che è in rischio di morte, nella dottrina tradizionale, ahimè, deve dire mi è andata male e deve accettare la morte piuttosto che. Perché il divieto assoluto è il divieto di violare il finalismo vitale e riproduttivo. Questa è l'idea. Quindi l'aborto non è un omicidio. E dico questo perché oggi, così, se non si rende l'aborto come divieto di omicidio, su questo guardate, cito solo Jacques Maritain, che nel 1968 prima e poi nel 1973 ripubblicò questo saggio. Allora il tema era legato ai problemi dell'evoluzionismo, ma poi dice: oggi la maggior parte dei teologi crede che l'aborto sia un omicidio. Dire che l'embrione, che il feto, lui parlava, è una persona è un'assurdità filosofica. Questa è l'espressione, la cito a memoria, ma è un'assurdità filosofica. I teologi lo dicono perché credono di non avere argomenti a sufficienza per contrastare l'aborto, ma questo non è vero perché l'aborto è vietato dal diritto naturale. Punto. Il diritto naturale basta a vietare l'aborto. E il diritto naturale non necessariamente è il divieto di omicidio. Dico questo perché se il problema dell'aborto viene posto come problema di omicidio, immediatamente sorge la questione quando il feto diventa persona. E qui torna con attualità, lo diciamo, il problema dell'aborto post nascita. Lo dico perché sono contento che nella nostra università abbiamo ottenuto uno dei pochi convegni su questo celebrato e condannato articolo di Giubilini e Minerva, che oggi fortunatamente sono ricercatori in università italiane e all'Università di Oxford, quindi, ma che al tempo rischiavano l'ostracismo da ogni accademia, e sono contento della nostra università con spirito di apertura morale, pur criticando la tesi, mi raccomando, la tesi dell'aborto post-nascita, però lo dico perché nel 2013, l'anno successivo all'uscita dell'articolo sul Journal of Medical Ethics, il Cardinal Bagnasco per ben 3 volte in discorsi ufficiali, pubblici, si rammaricava che degli italiani fossero arrivati a un simile pensamento così assurdo e quasi a dire, come altri hanno detto, questi non devono mettere piede nella comunità accademica e ahimè, alcuni lo hanno sostenuto nella pratica e concretamente, poi fortunatamente le cose sono andate diverse. Dico questo perché guardate che oggi il problema dell'aborto post nascita, o cosiddetto a volte loro non vogliono chiamare aborto post nascita, infanticidio, eccetera, ritorna di grande attualità perché la legge dello Stato di New York ammette l'aborto fino al giorno prima della nascita. E quindi il problema, o addirittura qualcuno la interpreta che forse anche lì si può pensare, perché la domanda è: l'uscita dal corpo della donna è quello che cambia di per sé immediatamente lo status del nato, o è un elemento di convenzione da vedere? Lo dico solo perché il problema di fondo dell'aborto va riportato e forse va reimpostato in altri termini. E
secondo grande tema che ho affrontato è quello della fecondazione assistita, che allora si chiamava artificiale, su cui scrissi una mia tesi di dottorato. E la tesi di dottorato, di cui poi fu un libro, ma che era ancora più ampia di quello che poi è uscito nel libro, che era già di 300 e passa pagine, tanto che. Allora, qui contributo che ho cercato di dare, presto detto, allora si pensava che la fecondazione assistita fosse una terapia per l'infertilità. Io su questo, sin dall'inizio, ho sempre detto che è una nuova forma di riproduzione umana. Quindi è un modo diverso di generare, perché se il principio di sacralità della vita impone il rispetto del finalismo riproduttivo, qui il finalismo riproduttivo viene governato dall'uomo. E quindi è qualcosa di diverso. Io ho avuto l'onore di stare anche in varie occasioni con Bob Edwards, che penso che sia stato un genio. E credo, lo dico sinceramente, che l'avvento della FIVET sia il più grande evento tecnico dell'umanità. Recente. Molto più grande della bomba atomica, molto più grande deve essere andati sulla Luna. Perché? Perché grazie alla fecondazione in vitro, se volete, noi abbiamo l'opportunità di controllare il futuro del hardware dell'umanità. La mia domanda, e su questo ricordo un dibattito a Torino molto partecipato, e ero in disaccordo su questo con Diano, perché io sostenevo già negli anni Ottanta che, diciamo, tra 100 anni la riproduzione sarà tutta in vitro. E che, come dico adesso, non si nascerà più sotto le lenzuola, ma si nascerà in laboratorio. Capite che questo comporta un ripensamento radicale del futuro dell'umanità. Ecco perché la fecondazione, se dovessimo trovare un elemento, è quello. Terzo tema su cui ho cercato di contribuire è quello dell'eutanasia. Qui l'analisi mi ha portato a introdurre un nuovo termine che indica, il nuovo termine è la condizione infernale. Questo vuol dire che noi abbiamo oggi fasi lunghe della vita che sono caratterizzate dalla condizione infernale. E quindi per questa ragione l'eutanasia diventa un atto moralmente buono e dovuto, perché toglie il malcapitato dalla condizione infernale. La condizione infernale è uno stato di sofferenza senza speranza di ritorno al positivo, o è uno stato di totale perdita di sé. E questo mi porta ancora a dire che, come non si deve creare la situazione infernale con l'accanimento terapeutico, così si deve togliere la situazione infernale ove questa fosse creata, diciamo, dalla natura. Questo comporta che la differenza tra il fare e il lasciare accadere si dissolve. Guardate che questo cambiamento filosofico, questo cambiamento concettuale è grandioso. Oggi, nella sentenza 242 della Corte Costituzionale, nel caso Cappato Antoniani, no, la Corte Costituzionale accoglie il principio di equivalenza tra fare e lasciare accadere. Non c'è differenza tra fare un atto che causa la morte e sospendere un atto che lascia cadere, no? Cioè, e fare l'atto per lasciare cadere l'amore. Questo, secondo me, è un cambiamento filosofico
straordinariamente radicale che ci impone una nuova categorizzazione della vita. L'ultimo punto legato alla fine vita riguarda lo stato vegetativo permanente. Lo stato vegetativo permanente è già una forma, è già morte? Oppure lo stato vegetativo permanente è vivo? Qui c'è la differenza tra la vita biografica e autobiografica rispetto alla vita meramente biologica. E qui ritorna potentemente, questa distinzione ci poteva già essere sul caso del feto, se il feto ha già vita autobiografica oppure no, ma nel caso del feto c'è la potenzialità a svilupparla. Qui invece è ormai persa la questione e quindi noi siamo di fronte al problema del vegetativo permanente. La conclusione finale è che mentre un tempo la morte era qualcosa di fisso, di semplice, di netto, oggi la morte diventa sempre più graduale. Oggi noi abbiamo che la morte ha tante tonalità di nero e dobbiamo capire quale nero è veramente la morte, se è solo il primo o già il grigio scuro. Questo veramente comporta una ricategorizzazione delle fasi della vita e dei passaggi tra la vita e la morte. Questo veramente è qualcosa di filosoficamente estremamente importante. Non lo so quali saranno le conseguenze. L'ultima osservazione riguarda il consenso informato, che come ho già detto stamattina è stato il cavallo di battaglia di tutta la questione bioetica, ma anche qui non è che in passato non ci fosse il consenso informato. Voluntas e groti suprema lex, recita un antico brocardo. Il problema è che il consenso informato c'era, ma era consenso informato al rispetto del finalismo biologico. Mentre oggi il consenso informato diventa consenso informato come sovranità su se stesso. E questo cambia radicalmente la questione. Il punto di fondo è che in etica, quella che lo dicevo sabato scorso, allora, in etica medica ha come oggetto la vita e la vita indica in se stessa intrinsecamente qual è il suo proprio bene. E cioè l'autoconservazione, il rispetto e la non violazione del finalismo. Oggi questo elemento non funziona più e la bioetica rimane una nuova etica. Ultima breve considerazione. Da ultimo mi sono occupato di intelligenza artificiale. Sono stato sollecitato in questo anche dal collega Renato Grimaldi, che è qui presente, che ringrazio, dal collega Boella, che per primo mi invitò nel 2018 a partecipare a un progetto Camp, in cui poi Matteo Cresti, Fiorello Casi hanno collaborato e hanno fatto tanto lavoro. E lì ho cominciato a capire, devo dire, anche altri colleghi, Ezio Ghigo in medicina, ma altri mi dissero: guarda che il problema delle macchine in medicina è veramente un problema grande. E da ultimo mi sono occupato di etica dell'intelligenza artificiale. Su questo concludo con le seguenti osservazioni. Oggi l'intelligenza artificiale è il campo di ultima generazione, le macchine cambieranno ancora di più il nostro modo di vita. Ma soprattutto, il vero problema è la sinergia tra l'intelligenza artificiale, i cambiamenti in medicina, i cambiamenti nelle telecomunicazioni, i cambiamenti in tutti gli altri elementi dell'educazione. La sinergia tra questi elementi, secondo me, genererà uno sconquasso. Forse positivo, forse negativo, questo è il problema da controllare, per questo ci vuole l'etica, questo è il punto. Papa Francesco
nel 2019 ha detto: noi non siamo solo in un'epoca di grandi cambiamenti, ma siamo in un cambiamento d'epoca. Questo è vero. Però il problema di Papa Francesco, a leggere tra le righe, per cambiamento d'epoca intende qualche cosa come il cambiamento tra il Medioevo e il Rinascimento. Nel Medioevo i castelli avevano le cose, nel Rinascimento erano tondi perché c'era il cannone che doveva scappare, sfuggire. Ma poi c'è stata la stampa che ha aumentato, poi ecco, ma i cambiamenti d'epoca sono di questo tipo. Secondo me il cambiamento d'epoca che avremo noi sarà 100 volte superiore. Non riesco ad immaginarlo, ma l'unica cosa di analogo è il cambiamento d'epoca, analogo al passaggio tra il paleolitico e il neolitico. Dico, qualche cosa del genere cambierà, cioè prima eravamo dei nomadi, poi c'è stata la ruota e siamo diventati con le civis. Adesso passiamo in qualche altra cosa. Chiudo veramente con un'osservazione che mi ha sempre colpito molto. Scipio Sigele, sociologo, filosofo a cavallo del secolo, nel 1999 scrisse Il bilancio di un secolo, e cominciando con queste parole che mi hanno sempre colpito, le ho citate varie volte. Dice: se un greco o un romano antico nascesse oggi, non capirebbe nulla del mondo d'oggi, perché non è più il sole a girare intorno alla terra, ma la terra a girare il sole, ma il suo cuore batterebbe all'unisono con il cuore della maggior parte di noi, perché ancora oggi il matrimonio è riverito e tutte le altre. Questo dice Scipio Sigele nel 1999, bilancio di un secolo, a passaggio tra. Ecco, io mi domando, tra 100 anni, io ovviamente non ci sarò più, ma tra 100 anni, se mi risvegliassi tra 100 anni, questo è un problema di chi si fa crioconservare, uno dei temi studiati da Francesca Minerva, no? Che dice: tra 150 anni mi faccio risvegliare. Cosa capirò del mondo futuro? Ecco, secondo me noi non capiremo quasi più nulla e probabilmente neanche il nostro mondo sarà più all'unisono. Scusate, il nostro cuore batterà più all'unisono, perché probabilmente, ad esempio, il concetto di salute, che oggi è un dono, è un qualche cosa che ci troviamo, sarà frutto di responsabilità, perché il modo di figliare e di avere la discendenza sarà tutto diverso, perché alcune altre strutture sono diverse. Ecco, io chiudo dicendo che siccome cambiano le circostanze, noi dovremo cambiare l'etica. E questo è il compito che resta da fare, che dico ai giovani. Dico anche un'altra cosa, che si soffre molto, perché dopo un po' uno vive in questo mondo diverso, no? Dentro di sé i sentimenti li aggiusta diversamente, e invece ci si rende conto che il passato non muore mai per l'uomo, e perché ci sono queste tradizioni, la gente che continua a dire: ma come? Ma non si può ancora oggi, ad esempio, lo viviamo con i vaccini, no? E come io non ho diritto alla mia libertà a non vaccinarmi o altre cose del genere, e via andare, ma cose di questo tipo sono sempre successe. Fare l'eticista è entusiasmante, ma lo dico subito a chi è più giovane, molto doloroso, però penso che ne valga la pena, perché il mondo ha bisogno di etica, perché c'è da costruire una nuova etica per il nuovo mondo che verrà. Grazie. Grazie Maurizio. Magari non so, prima fresca di vai, vai, vai. Non ci ho visto abbastanza. Ah, vedo che sì, ci sono anche gli applausi dal. Grazie mille Maurizio.
Intanto il compito che ti avevo dato l'hai fatto benissimo, ecco, ti dovrei dare 30 lode, come si fa in questi casi? No, nel senso che mi sembra che veramente che da questa ora di lezione sia emerso un quadro chiaro del perché, dicevo prima, Maurizio è un filosofo morale, oltre a essere appunto un bioticista. Abbiamo visto anche che poi nell'etica speciale si è occupato di un sacco di cose, anche quest'ultimo interesse per l'intelligenza artificiale, credo che dimostri anche un'attenzione alle trasformazioni che va ben al di là appunto del semplice essere, ci sono trasformazioni legate alla vita e alla morte, legate ai grandi temi classici della bioetica, ma sono trasformazioni legate all'azione dell'uomo, legate alle tecniche, legate alle pratiche e così via. E quindi questa parte sull'intelligenza artificiale credo apra anche uno sguardo su una prosecuzione del tuo lavoro che ritengo arricchisce ulteriormente quello che è l'impianto complessivo del discorso che ci hai fatto. Io lascerò la parola subito a chi vorrà intervenire, però ho una domanda che insomma è anche un po' il compito di chi modera. Ho una domanda che è una domanda che mi porto dietro da quando ti conosco ed è una domanda che viene ancora più che emerge anche rispetto a quello che tu hai detto. Mi sembra che al di là di questo impianto che ci hai dato, ci sia sotto questo discorso, ci siano due aspetti che voglio rilevare. Da una parte un aspetto di analisi culturologica delle trasformazioni. Secondo me, sia nel discorso sul paradigma bioetico che fai rispetto ai paradigmi più tradizionali sulla vita e sulla morte, sia il discorso, questo discorso che è ritornato anche durante il tuo intervento, del essere legati a un passato, ma trovarsi comunque costantemente di fronte a nuove situazioni. Anche la chiusa, in fondo, era su questo: cioè che cosa ritroveremo fra cent'anni, cosa potremmo ritrovare fra 100 anni? Saremo in grado di riconoscere ciò che vediamo, che potremmo vedere fra 100 anni. Quindi c'è da una parte un impianto di carattere diciamo culturologico su grandi paradigmi. Dall'altra parte c'è un aspetto che forse nel tuo discorso è emerso di meno, o è emerso negli ringraziamenti, che è una cosa che mi ha sempre molto colpito discutendo con te, e che è la questione della tua apertura pluralistica, nel senso che ha questo discorso, da una parte di pensare a un ruolo della ragione e a una critica radicale del relativismo, per cui c'è un cognitivismo etico, dall'altra parte però c'è in te, nella pratica, un modo di discutere di queste cose che non ha nulla a che fare con l'esclusione delle potenzialità, delle possibilità, della pluralità di possibilità. Tu l'hai detto a un certo punto, tra le righe, quando hai citato l'etica protestante, cioè hai detto ci sono delle etiche, delle morali che sono chiaramente sbagliate. Però poi c'è una fascia ampia di soluzioni. Ecco, è lì, è dentro questo impianto, è dentro questa idea che si risponde a questa mia domanda, o è, non so, fai riferimento invece a un'etica del dialogo, fai riferimento, cioè mi piacerebbe sapere dove la radice di questo, perché sempre trovato qui anche un aspetto personale che mi sento anche di mettere in gioco, perché poi siamo colleghi e attualmente anche sullo stesso settore disciplinare, mi tocca essere l'ordinario del settore disciplinare che succede a Maurizio. Per me è sempre stato molto, molto interessante, proprio da un punto di vista personale, questo ritrovarsi a discutere su dei temi, sapendo che c'è una convergenza sulla cosa. E però c'è un ritrovarsi a casa anche se ci si trova su posizioni estremamente diverse o contrapposte. Grazie davvero di questa domanda.
che effettivamente coglie il punto. Cioè, la mia idea è che l'analisi di vaglio razionale, sono un non cognitivista, ma non, cioè per me rimangono sempre, l'etica rimane sempre frutto di emozioni, sentimenti. Il problema è che non sono i sentimenti dati che ci troviamo dentro, ma sono sentimenti qualificati. E la qualificazione avviene attraverso un'analisi razionale che si suppone, queste poi sono questioni psicologiche, che si suppone sia in grado di modificare i sentimenti. Questo ad esempio ha funzionato con me nel caso del fumo, a furia di riflettere su quella roba qui, ho cambiato il mio atteggiamento sul fumo. È cambiato su un altro punto, mi sono dimenticato di dire. Il problema degli animali. Io sono diventato il 10 luglio 2000 vegetariano. Ho smesso perché così stavo studiando i problemi delle sofferenze animali, sperimentazioni. Allora il compianto collega Fasolo, Aldo Fasolo, mi aveva commissionato delle voci per il dizionario di bioetica. Di dizionario di biologia che ha fatto e che stavo studiando, ristudiando tutte queste cose. Il 10 luglio era un giorno caldissimo, ero in macchina per venire a Torino, mi sono fermato sulla A21 intorno a mezzogiorno per prendere, fare benzina e prendere un caffè. C'erano fermi 7-8 camion carichi di animali per andare al macello che urlavano in modo terrificante e così io devo dirvi, ho avuto una stretta al cuore, ho detto mai più collaborare con una pratica così crudele. E sono tornato a casa, ho detto non mangio più carne. No, non probabilmente ci potranno essere eccezioni o altre cose, ma ho pensato di distaccare, di non dare più il mio contributo alla pratica. Poi lascio ad altri, non è che voglio, sono un fanatico di quelli che non vogliono ad altri. Penso che il dovere di diminuire le sofferenze nel mondo, e le sofferenze sono cattive ovunque, sia in noi umani, sia nei non umani, no? Porti a questo. Allora, qui abbiamo un problema, no? Se l'etica, ad esempio, è Treblinka e quindi chi continua a essere carnivoro è paragonabile, per dire, al nazista e quindi va eliminato, oppure se abbiamo un dibattito perché non sappiamo ancora bene. E questo è il problema, tu hai colto benissimo. Noi riusciamo ad avere alcune etiche che sicuramente sono negative. Ma abbiamo un'altra largo fascia di etiche che sono in dibattito. E quindi il pluralismo e l'analisi del pluralismo nasce da questa consapevolezza teorica. Non so se mi spiego. Ancora una volta, su questo ti ringrazio perché è il complimento maggiore per chi fa il nostro mestiere. È un'esigenza filosofica e teorica, non è un'esigenza pragmatica, quella che mi porta al pluralismo e a dire noi non sappiamo bene qual è la migliore di queste e quindi dobbiamo dibattere per mettere al meglio i nostri argomenti per vedere se riusciamo a individuare un elemento di priorità dell'una rispetto all'altra. Tu, ad esempio, così, prendiamo il tema che è stato evocato stamattina da Francesca Girardi, no? Il tema dell'obiezione di coscienza in sanità. No? È un tema che l'obiezione di coscienza è qualcosa che può essere continuato, è tollerabile o che diventa a certi livelli non più tollerabili. Questo è un problema oggi in discussione. Anche qui
Lo dico subito. Se ci fosse un testimone di Geova in ematologia che si rifiuta per ragioni di coscienza di fare la trasfusione di sangue, non penso sarebbe granché tollerato. No? L'obiezione di coscienza alla fecondazione assistita, che è permessa per legge, però non mi pare che abbia, non lo so se volete lo chiediamo al dottor Giustetto, se all'Ordine dei Medici di Torino ci sono giunte obiezioni di coscienza per la fecondazione assistita. Non sembra, perché di solito chi fa fecondazione assistita, cioè non è che uno va nel dipartimento, lo chiediamo a Gennarelli, se nel suo dipartimento ci sono persone che vanno lì per voler fare la fecondazione assistita e fare obiezioni di coscienza. Di solito non c'è, ecco, quindi allora vedete, sono esempi semplicemente per dire che poi invece dobbiamo metterci a dibattere se dopo 40 e passa anni di legge 194 uno che voglia iscriversi, che voglia fare il ginecologo abbia ancora diritto, sapendo che ormai in ginecologia l'aborto come la contraccezione sono pratiche mediche stabilite per legge, eccetera, posso ancora avanzare obiezione. Questo adesso per entrare, vedete, vorrei, quello che mi interessa è il rapporto sempre tra la teoria, cioè una posizione etica ha ancora vigenza oppure dobbiamo continuare a dibattere? Io penso e credo molto nel pluralismo etico inteso in questa forma e dimensione. Come ci organizzavamo. Allora, sì, abbiamo ancora qualche ora per le due domande, giusto per lasciare poi 10 minuti di respiro prima della scorta. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, anche da casa è possibile intervenire. Anche i 38 partecipanti. Che ringrazio tutti, Alessio, Maria Teresa, va bene, Antonietti, Peppino, Carlo, Arioli, ne abbiamo, grazie davvero. Favi, Eugenio, va bene, adesso sono i primi che leggo, ma non voglio. Maurizio, posso fare una domanda io? Assolutamente sì, ben gradita. Ciao, intanto un saluto a tutti. Noi ci siamo già visti di recente, abbiamo parlato di te e anche non solo di te. Mi attacco a una cosa che hai detto tu, in qualche modo sulla questione del linguaggio, quando tu, diciamo, hai esplicitamente anzi detto che in fondo può essere stato un errore l'uso del termine statuto ontologico, no? Allora, di questi errori, poi sai, gli errori, insomma, in un certo momento sono cose che appaiono giuste, poi solo col senno di poi, che come si sa è una merce ad alta deperibilità, dopo si cambia idea, si cambia parere. Però la questione del linguaggio, che è una cosa che personalmente mi è sempre interessata, nella bioetica non è una cosa, non è un argomento minore, perché diciamo gli equivoci linguistici, vogliamo chiamarli così, più o meno artistamente, insomma, se ne sono stati distribuiti molti nel territorio bioetico. Voglio dire, mi ricordo a partire anche semplicemente da procreazione, dall'uso del termine procreazione assistita, si è sempre chiamata, quando noi all'inizio di tutta la vicenda, insomma, si chiamava riproduzione artificiale e basta. Cioè, non, il termine procreazione assistita è del tutto italiano, con tutta una serie di riflessioni dietro. Ma poi forse. Poi non parliamo di fecondazione eterologa. Tu ricorderai benissimo le obiezioni critiche che Carlo Flaminio ha fatto 1000 volte su questo, in ogni occasione, persino abbastanza recentemente a un convegno, quando lui parlava di fecondazione eterologa, diceva sempre: ma se mi vedete nascondermi dietro un cespuglio con un ornitorinca, quello sì è sicuramente una cosa eterologa. Ma non è il caso delle donazioni di gameti, che infatti si chiamano
diciamo, procedure con donazione di gameti ovunque nel mondo. L'eterologo non esiste proprio. L'uso del termine eterologo di recente l'abbiamo sentito nel caso dei vaccini, nelle vaccinazioni miste. Per la prima volta dopo tanto tempo è riuscito fuori. E poi non so, ma mille casi, la gravidanza per altri. Ma quanti ancora si ostinano a chiamarla utero in affitto e non sanno che la terminologia, cioè gli usi di questo tipo sono stati tutti, diciamo, non dico tutti, ma insomma in molti casi sono usi che vengono fatti a favore di un'opinione, a favore di un partito, a favore di una fazione. E questa alla fine è la mia domanda per te. Non pensi che anche proprio il termine bioetica alla fine sia stato equivoco e fuorviante, perché io continuo a pensare che ci sono un sacco di materie che non sono eticamente sensibili, ma che sono altro e che dentro hanno materie più, diciamo, che noi conoscevamo già da prima e che abbiamo chiamato sempre, continuiamo a chiamare, dovremmo continuare sempre a chiamare diritti civili. Questa è la mia domanda. E un saluto a tutti. Grazie. Rispondo subito. Allora, brevissimamente, intanto, ahimè, quando si scelgono i termini, spesso si scelgono all'inizio di una discussione, quando non sia ancora ben chiaro il quadro complessivo e come andrà a finire. Questo, il prospettivismo e la prospettiva culturale generale, diciamo, di filosofia della storia, non è che fosse di per sé ben chiara. Quindi quando si cominciava a parlare di fecondazione artificiale, no? E che poi si usava procreazione semplicemente perché era più bello, uno non è che ci pensava di per sé, perché quell'altro sembrava un po' troppo veterinario, no? Riproduzione, e quindi per ingentilirlo non è così. Questo lo dico perché bisogna a volte avere anche magnanimità nei confronti della scelta. L'uso dell'eteologa sicuramente è fatto un po' per spaventare, però guardate, avendolo studiato, è un termine che compariva negli anni 30, eterologus, no? Quindi probabilmente allora ne parlavano così, senza neanche tanta questione. Ecco, siamo in questo senso magnanimi. Poi l'elaborazione successiva è più ampia. Quando invece si viene a bioetica, la questione è stata fortemente dibattuta, perché ad esempio Daniel Callahan era contrario, contrarissimo al termine bioetica. E lui, il Hastings Center si chiamava Institute for Ethics, non Bioethics. Bioetica è stato introdotto nel Kennedy Institute. E anche lì c'è tutta una discussione che adesso è stata anche ricostruita storicamente su chi il primo l'avesse inventato. Devo dire, e qui diciamolo pure, agli inizi, quando nessuno si occupava di queste cose, forse è stato utile avere il termine bioetica che identificava l'oggetto e gli ha dato una certa forza, forse agli inizi. Con il tempo, devo dire che forse hai ragione, perché la bioetica che negli anni 80 e 90 ha avuto grande fioritura, tanto appunto da diventare oggetto di una enciclica dedicata esplicitamente alla bioetica, l'Evangelium Vitae del 1995, in gran parte probabilmente scritta da Helios Greta o comunque sorvegliata in qualche modo, no? Allora, in quel tempo che era il momento clou di grande gloria della bioetica, con la fase successiva, oggi a volte, come ho scritto in altre, sembra che la bioetica sia un qualche cosa specifico che non sia filosofia morale. In questo senso ringrazio il collega Lingua a sottolineare che la bioetica è parte, è filosofia morale, i temi appunto dell'eutanasia, eccetera, riportano a problemi filosofici generali che io ho sempre cercato di trattare, ma a volte effettivamente
il termine bioetica può dare quell'impressione che dici tu. Se l'avessimo chiamato tema dei diritti civili, però probabilmente diventava un aspetto giuridico, una sottoclasse della giurisprudenza. No, lo dico perché e quindi è sempre complicato. Ecco, è chiaro che il linguaggio limita, ma in un altro senso potenzia. Comunque, in parte, non lo so, oggi c'è questo problema che la bioetica non viene considerata. Io infatti cerco di mettermi professore, mi mettevo professore di filosofia morale e bioetica, no? Così era tentativo di dire no, no, sono filosofo morale. Basta. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire, c'è tempo per una domanda sicuramente. Vuoi dire che dispiace di tutto perché così si è perso sempre? Grazie. Grazie. Volevo fare una domanda che in realtà avevo rivolto qualche l'anno scorso al professor Bulletti che è collegato qui. Però, insomma, mi farebbe piacere, devo toglierla. Ok, Sì, grazie. ancora un po' timore a togliere, fa un po'. Vabbè. E riguarda due questioni, la questione appunto dell'aborto e la questione delle nuove forme di riproduzione, quelle appunto future, cioè l'ectogenesi, insomma, l'utero artificiale a cui si sta appunto lavorando e secondo appunto alcuni esperti come il professor Bulletti. Insomma, sono come dire tentativi, cioè voglio dire, non sarà così lontano, no? Il momento in cui si nascerà con delle macchine, attraverso delle macchine, quindi fuori da un corpo di una donna. Questa possibilità è qualcosa che in qualche modo, questa possibilità tecnica, cambierà anche radicalmente il dibattito sull'aborto, visto che non ci sarà più, o comunque in molti casi non ci sarà più il corpo di una donna. Volevo sapere il suo parere al riguardo, grazie. Grazie. Allora, mettiamola più in generale ancora, cercando di fare filosofia. Filosofia intesa non come oggetto specifico, ma filosofia come analisi del linguaggio, cioè come analisi del essere comune. Noi oggi parliamo. Quando parliamo di vita, un tempo si parlava di vita e di morte. Punto. Detta brutalmente, ci si trovava nella vita e si usciva dalla vita. Sostanzialmente, così l'immagine c'è per un po' di quando si salta dal dirupo, si salta nell'acqua. Un tuffo, 10 secondi, 5 secondi, si passa dalla vita alla morte. Punto. E ci si trova vivi. L'aborto non c'era, era tema innominabile, no? Oggi noi come classifichiamo la vita? Noi oggi abbiamo la legge 40 che riguarda l'inizio vita. E poi abbiamo la legge Lenzi che riguarda il fine vita. Allora, le categorie con cui noi guardiamo la vita non sono più due, ma sono quattro. Questo cosa comporta? Comporta che adesso uno dei temi di cui abbiamo cercato di parlare prima, la definizione di morte, il vegetativo permanente, la donazione, quelle robe lì, oppure l'eutanasia, è il fine vita, no? Noi non passiamo più dal dirupo al mare, ma abbiamo una spiaggia, un bagnasciuga, no? Che non sappiamo bene. Quando si entra lì, poi dopo a volte c'è la condizione infernale, a volte non c'è. Adesso andiamo all'inizio vita. È chiaro che io non ne ho parlato prima perché non posso parlare di tutto, ma visto che Vera Tripodi pone la domanda all'inizio vita: come sarà la situazione quando nasceranno
Io uso la metafora da una scatola. No, i bambini, i nuovi nati nasceranno da una scatola. È chiaro che nell'inizio vita dobbiamo elaborare categorie per vedere come avere l'inizio vita. Chi avrà accesso all'inizio vita? Da questo punto di vista, l'ho scritto in un articolo che mi è stato richiesto sui diritti dell'uomo nel 18 da una collega di Bologna che ringrazio per la collaborazione, Raffaella Ghilardi, no? Che è pubblicato in un articolo, l'ho ripubblicato anche nel libro sulla consulta di bioetica. Cioè, oggi noi abbiamo l'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che afferma the right to found a family, che significa il diritto di fare una famiglia e quindi il diritto di riproduzione è libero. Per cui c'è un signore che ha 52 figli e è perfettamente libero di avere 52 figli. Poi non lo so se li mantiene tutti lui o se li fa mantenere o come, ma comunque il diritto di riproduzione è libero. Non lo so se questa è un'intuizione che potrà continuare ad andare avanti quando l'inizio vita sarà sempre più controllato. Non so se sono riuscito a spiegare. Sicuramente anche il problema dell'aborto si trasferirà dal problema della donna al problema di come sarà il nato che si prevede nascerà dalla macchina. Può darsi. Dunque, quando la riproduzione sarà, ecco, e questo è quando prima vi ho detto, ho chiuso citando Sigele, ci avevo pensato, no? Perché Sigele diceva agli inizi del Novecento: ma il nostro cuore palpita all'unisono con quello degli antichi romani. Cominciamo a dire che nel 2021 il nostro cuore non palpita più all'unisono con quello di Sigele. Perché? Vediamolo subito. Ad esempio, il matrimonio non è più solo tra un uomo e una donna, fortunatamente, ma è paritario e questo cambia radicalmente la questione. La nascita oggi cambia radicalmente altre cose. Oggi il divorzio, altre robe, è normale, mentre allora non era. Quindi già oggi il nostro cuore non palpita più all'unisono con quello del. Ma il problema è che in futuro il cuore di quelli di tra 100 anni probabilmente non palpiterà neanche più al nostro, perché il ruolo stesso di maschio, femmina, uomo, donna probabilmente cambierà radicalmente. Non lo so quale sarà l'evoluzione, non lo so. Non lo so, in parte perché non sono addentro nello studio, in parte perché è difficile, ma l'idea fondamentale è quella che dicevo prima, la moralità è quell'istituzione che serve a garantire i valori per il coordinamento spontaneo che produce adeguato benessere. Allora, l'analogia che faccio è che i valori cambiano al cambiamento delle circostanze. Perché nel cambiamento delle circostanze il coordinamento sociale si ottiene in modi diversi, se cambiano le circostanze. Il cambiamento della tecnica introdotta appunto dall'ectogenesi, no? Sarà anche uno degli altri grandi cambiamenti che cambiano le circostanze della generazione. Come cosa questo produrrà in futuro? Ecco, gli atteggiamenti sono due. Uno è dire: oddio, 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 non ci pensiamo, non deve essere così, o riaffermare, ma però le donne resteranno sempre fondamentali. L'altro è quello invece di dire: no, probabilmente ci sarà il cambiamento e cerchiamo di prevedere quale sarà per trovare una soluzione che meglio garantisce benessere e dignità per tutti.